Peron, bentornati in questo nuovo video. È stata una settimana molto particolare per me, è uscito l'episodio, vi ringrazio tantissimo a tutti quelli che sono passati a vederlo, a commentarlo, bellissimi commenti. È stato proprio un rilascio di tensione per me, che erano 2 mesi e passa, forse 3, che ci lavoravo, quindi è stato veramente bello. Oggi torniamo su Code, ho qualcosa di particolare da farvi vedere e da giocare. Ci ho messo qualche giorno a ritrovare il ritmo perché dopo che è uscito l'episodio mi sono sentito un po' svuotato di tutte queste tensioni, quindi ho detto vabbè, troviamo nuove motivazioni. Me l'ha dato il gioco, me l'ha dato le motivazioni con questa bellissima modalità qua. E tra l'altro sfrutto questo video per farvi vedere qua e là all'interno del video tutte le clip leftover che non ho messo nell'episodio, così che non le brucio del tutto. Quindi sparse nel video ogni tanto usciranno delle clip messe da parte come questa qua. Può sembrare un canale only code, ma non è del tutto così. È semplicemente il canale dove porto gameplay a giochi a cui gioco. E quindi giocando a code vi subite ancora un po' di code. Ci sono un po' di cose bannate, ovviamente. Lasciate perdere che io non sto giocandoci da un mesetto. Da quando è uscito Lega non sto giocando al multiplayer, non sto giocando col cecchino. Quindi ci vorrà qualche partita per riprendere la mano. Ho visto che sono uscite intanto nuove mappe. Magari un paio le riusciamo a beccare anche. Una cosa che noterete è che oltre ad aver aggiunto un paio di mappe hanno sistemato un po' di cose con il cecchino. Vedi il laser che ci ho messo per andare un po' più veloce con la mira e tutto. Ma hanno anche dimezzato la feed, ragazzi. Nel senso che la feed non dura più. Porco cane. La feed non dura più 10 secondi, ma dura 5 secondi. Quindi è molto più difficile clippare. Meno male che ho fatto uscire l'episodio prima, perché sennò adesso inizia a diventare un po' più complicata la situa. Mannaggia, raga, guarda quanta gente c'è, perché non ho fatto hitmark. Sarà difficile fare le feed perché è tutto più veloce a livello di clip e... Oh. Vai un altro. È giusto per fare 2 spari con voi, farvi vedere un po' di clip, nell'attesa che farmo il nuovo episodio di Lega, che a quello stiamo ancora continuando a giocarci, giustamente. Eccoli che aspetta. Poi li trovi tutti in fondo col mirino puntato. Ma che roba questo? Manco lo tira giù tra un colpo e l'altro. Vai bro. Ok. 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 Boom. Immagino. Divertente, posso dire lobby molto più rilassanti, divertenti. Poi magari la clip non ci riesce a scappare, però piacevole così. Poi usano anche il silenziatore sti qua, ma che è? Oh, GG. 42-15 primo game. E come fanno ad essere al 378 di livello? Bro, non hai staccato da quando è uscito. Cazzo, in una settimana hai fatto 130 livelli. Da una clippettina è difficile farla adesso, però dai, ci proviamo. Departures, nuova mappa. Questa è carina, è un terminal moderno. Vedi, comunque grande, ma c'ha questa zona calda in cui arriveranno tutti quanti a 300 all'ora. Ha messo il laser per mirare più veloce, ma che ti vedono tutti nella mappa mi dà veramente fastidio. Guarda lì. Grazie. Bro, ma non mi tirare i pugni. Ui. Ah, ragazzi, è bello, eh. Ma che roba. Ma che roba. Con le vecchie feed e le sniper lobby, ragazzi, facevo 3 feed a partita. Fisso, garantito. Mi sono spaventato, ho tiltato. Ne ho visti troppi assieme. Ma questa è una finestra, ah. No! No, bro, no, bro. No, così no. Così no, bro. Così era proprio... No, così non me l'aspetto. Wow. Wow. Anziano insegna a cecchinare a piccoli giovincelli. Bro, era triple feed, ma ha rubato il quarto. Ragazzi, sto veramente, veramente divertendomi, ve lo giuro. No! Ma che gli sto a fare? Capito, il bello di ste lobby qua, al di là di tutto, lascia perdere gente che non so dove cazzo sia, ecco, tutta inedita. Obbligare a giocare col cecchino gente che non l'ha mai fatto, magari. Cioè, comunque non è che tutti si mettono a fa... Non è che tutti hanno le ore che ho io e altri che giocano only sniper, no? Però, almeno prendere le bandiere, ragazzi, non vi chiedo molto.
Quad feed! Eppure veloce, vedi che con la feed veloce gliel'ho fatta lo stesso. Guarda lì, è un altro mondo di divertimento, raga. Vi ripeto, con le vecchie feed qua era una clip 2 a partita facile, perché andava più lenta la feed. Adesso già gliel'ho fatta con la feed veloce. Clamoroso, clamoroso. Ma che divertimento è? Poi non ci sono stun, non ci sono granate, non ci sono accecanti. Cecchini e basta. Anche ai tempi le sniper lobby o le clip only sniper non erano ben viste nel montaggio. Quantomeno c'è stato un periodo nel passato in cui erano tutte only sniper, che c'erano proprio le sniper lobby. Recentemente clip qua dentro non verrebbero viste con la stessa difficoltà e con lo stesso valore di clip normali. Ma noi non ce ne fotte un cazzo, l'episodio l'abbiamo fatto. Oddio raga, non ci crede sempre quello che si... È sempre lui. L'ho perso nei sedili. Nettamente tra le partite più divertenti, la modalità più divertente mai giocata, quantomeno quest'anno. Quello sdraiato a fondo mappa era a livello 252. Cioè, zi, sai giocare a Cold? Perché cazzo sei a fondo mappa col mirino puntato? Mo che c'è Skidro, che è una mappa un po' più stretta, usiamo l'Iron Sight della nuova build sbloccata. Hit marcato il quarto. Da vicino è tanta roba, da lontano non tiene benissimo dritta la mira e quindi non mi piace. Qua tutti nel corridoietto, dai, da bravi, tutti qua. Bravi, sì, un altro. Boom, sì, let's go. Perlomeno è un longbow. Almeno è un longbow che non fight marker, è un po' più lento a sparare tra un colpo e l'altro. Guarda qua. Wow. No, no, la pugni, bro, era il terzo. Bro, c'ho il wap. Mamma, che bello però l'Iron Sight da vicino, raga. Non sbagli in colpo. Guarda. Mostruose partite anche qua, divertentissime, ragazzi. Divertentissime. Questo è deathmatch, però si sale qua, si fa un bel 360. Qua. Boom. No, no. Ah, comunque coi pugni ce ne vogliono 25. Ma che sono qua? Ma l'avevo preso, l'avevo fatto, gli ho fatto hit marker a quello. Ce n'è un altro lì. Sì. No, SpongeBob di merda, vieni qua, bro. Dai. Ok. Prima di staccare, raga, devo fare una stash house, che è la nuova mappa, quella piccolissima, altrimenti non posso staccare. Vabbè, niente di speciale sta favela. Purtroppo è una mappa del cazzo per le clip. Però ci sarà una clip in questo momento che andrà a coprire la mancanza di sta favela. Triple feed, dov'è il quarto? Non c'è il quarto. È lì il quarto. Avrete visto mezza clip di Rio, paga brutta questa. Ma c'è una clip in questo momento che potrà sicuramente tirarvi sul morale. E il quarto è qua. E il quinto è là. Marker preso. Voglio stash house e finiamo il video. Ti prego, videogame, dammelo in rotazione, no? Nel dubbio parte un'altra clip, grazie. Schifato, ragazzi, dal fatto che
Ho cercato per 20 minuti Stash House, non andava in rotazione nelle mappe. Appena è uscita con Scrapyard, tutta la lobby ha votato Scrapyard e non Stash House. E ora questi qua si beccheranno la mia funesta ira. Guarda che branco di... tripla headshot e manca il quarto. Doppio hit marker? What? Guarda quello lì e due sotto li ho già visti. Un mostro, ragazzi. Un mostro. Questi qua sono scarsi più che io un mostro. Bro, sto a fare solo hit marker nella mia vita, però, eh. Che fide è uscita che non l'ho vista. Era pugno, cecchino. Quad feed. No, ricarica che c'era il quinto. C'era il quinto. Si qua sono tutti fermi allo spawn, raga, nelle finestrelle. Che belle lobby, raga. Che bella modalità. Ma che è sta bellezza? Beh, ragazzi, quad feed di elicottero, inutile. La lobby più facile della mia vita, posso dirlo. Oddio. Oddio, raga, ma che è? Più che altro la modalità, raga, che sembra essere... Guarda, non ce la fanno. Beh, c'è da dire che qua abbiamo uno shot comunque still importante. Qualcosa di folle questa lobby, ragazzi. Su Stash House non so se cambiava qualcosa, era forse ancora peggio. Comunque, raga, con questo chiudiamo questo videuzzo di oggi. Torneranno i video di Lega con il gruppo di Mela, che stiamo registrando un po' qualcosina in queste serate, e tante altre cose che nel corso delle settimane continuerò a portarvi, e cercherò di attivare anche il primo canale. Vi chiederei un commentino, un like gentilmente, iscrivetevi in questo canale, andatevi a rivedere il montaggio se non l'avete ancora fatto. Da Romper oggi è tutto. Ciao.